dire a tutti che il 13 giugno esce la mia canzone Sette Laser, 13 giugno alle 17, capito? Lei lo sa per la prima volta. 13 giugno alle 17, segnatevi questa data. Sette Laser su YouTube. E a mezzanotte... Pinne, le uscirà in esatto, e a mezzanotte dello stesso giorno del 13 uscirà anche su Spotify, iTunes, bla bla. Quindi mi raccomando, il 13 giugno alle 17. Gentili ospiti, buongiorno e benvenuti. E niente, noi siamo Gabriela. Ciao. Ciao Divette, siamo in direzione Gardaland con Pinchessa decappottata a tutta velocità e siamo pronte, io, Alicia e Serena, a passare una bellissima giornata a Gardaland. Un pezzo di giornata perché ci sveglia tardissimo. Sì, allora ragazzi, dovete capire che la nostra giornata inizia adesso. Non sono le 10 di mattina come potreste pensare, bensì è praticamente l'una. E Gardaland chiude alle 5. Però ce la faremo, sono sicura. Comunque ce la possiamo fare, ci siamo appena svegliate e appunto andiamo ovviamente a Gardaland con Pinchessa perché mi sembrava giusto. Cioè, tra le attrazioni c'è anche Pinchessa. E noi. E ovviamente. Anche noi siamo un'attrazione. Esatto. Vabbè, a dopo, ciao. Eccoci qua, siamo a Gardaland. Vedete la scritta dietro di me? Siamo a Gardaland. Siamo già pronte ad entrare, in realtà. È da 10 minuti che siamo davanti alla fontana per farci selfie. Fammi assaggiare questo letto. Noi veniamo a Gardaland per farci le foto e basta. Vostre sega delle giostre. Ok, siamo nel villaggio di Peppa Pig. Sei contenta? Sì, guardate quanti maiali che ci sono. Yeah. Proprio una giostra per nulla trash. Esatto, per assolutamente nulla proprio. No, assolutamente non trash. Qua non c'è nulla di trash, ragazzi. Ecco, vedete, ho portato la mia fidanzatina nel villaggio di Peppa Pig. Bello. Manca solo uno sugar daddy. Manca solo uno sugar daddy. Uno sugar daddy. Magari lo troviamo. Deve essere uno meritevole però, Esatto. Quello ricco, un vero ricco, perché c'è pieno di gente che dice di essere ricca ma non lo è. È vero. Tesoro, guarda l'albero delle palle. No, guarda quante palle che ci sono e quanto sono grosse. Sì, sono palle enormi. Tutte da far esplodere. Secondo me è l'albero di tutti i maschi che abbiamo decoglionato. Hai ragione. Esattamente. Dovremmo prendere un bazooka e sparare. Esatto. E vince chi riesce a sparare al numero maggiore di palle. Infatti, buona idea. Buona idea. Sono delle palle. Sono due palle, cioè. Aspetta che faccio lo... Cerchiamo di... Dio santo. Guarda che siamo maggiorenni. Sì, le ho filmate. Ok. Allora, semplicemente fate tutta la piramide. Ok. Con due palline. Il mio consiglio è di mirare o questa zona qua o questa zona. Ok. Vai. Ecco. Allora, ricominciamo da capo. Ho detto di mirare la piramide. Facciamo bella. Cerchiamo di mirare la piramide. Ritorniamo da capo. Dai, Forza. Dai, brava! Vai tu che parlo con un colpo sogno! Però! No. Ma preferisci fare marroni o nere? Nere ovviamente! Non voglio chiudere altre cose! Oh. Adesso con un colpo tutti in terra! Vabbè, dai, però! Vabbè, dai! Dai! Provo quelle nere. Cioè, vuoi che proviamo noi? No, guarda. Ah, però le unghie! Scusa, ti ho fatto male. Vediamo che è più brava, sì. Okay. Ok. Palle nere. Due palline nere devo beccare i cosi a gettare. Sì, mi raccomando. Oh! Forse le mani sono cadi che... Oh, brava! Cavolo! Però c'è sempre ma quella lì la mia. Che rimane. Però che le palle mi hanno ispirato. Dai, Serena!
Solo Serena ci può salvare. Ma che è difficile, Mina, bene, bene. Ma vedete che non è facile, ragazze. Allora chi ha vinto la... Niente, vabbè. Ha vinto quella che non aveva la mia. Esatto. Io ho vinto, però tra tutti ho vinto. Vabbè. Come si chiama questo gioco? Jungle Rapids. Ok, io mi cago sotto, ragazzi, ho paura. Vabbè. Per ora è tutto tranquillo. Sì. Un attimo ad agitarsi, però stiamo girando. Ma che non si bagni magari? Guarda che è alta. Oh madonna, aiuto! Cioè, aiuto! Cioè, volevamo filmare, cioè, scusate, fare la foto di Wanted, ma ci sono i ragni nelle fototessere. Ci sono i ragni. Vabbè che fanno scena. No, qua però non ci sono. Alla fine l'ho fatta, cioè. No, ma notare lo stile ricercata per $1 milione con il vaffanculo col dollaro. Cioè, non so se mi spiego. Benvenuti in un video assaggio da Gardaland. Assaggio la mela caramellata. Vedete, è una mela vera. Io pensavo sarà un dolce a forma di mela. Invece è una mela caramellata, proprio vera. È una mela trash. Aspetta. Com'è? Percepisco disagio. No, sono rimasta male che sotto è gialla, una mela gialla. Eh beh, non sarà una mela appena raccolta. È una mela non tanto, cioè un po' troppo matura per i miei gusti. E poi fa uno strano contrasto di sapori. È molto strana come cosa. Non mi convince, però non so perché. Non so perché, ragazzi. Vabbè, basta. Andiamo, anzi, andiamo a riprendere il rente. Allora, qua siamo a Gardaland sempre, guardate che bello, però ci siamo imbattute in questa bancarella che vende palle. Qua vendono solo palle, solo palle, palle per tutti i gusti, guardate quante palle. Cosa ne pensi di questa bancarella che vende solo palle? Qua vendono solo palle. Ecco. Un'intera bancarella di palle. Ok, adesso proviamo questa. Io prima sono quasi morta sul mammut, ma mi dicono che qua non ci sono cose strane, speriamo. Vediamo com'è questo Egitto. Figata. Abbiamo anche le pistole, raga.
adesso è ora della mia giostra preferita, perché dovete sapere che da bambina, quando veniva ad Ardaland, la mia preferita era i corsari, quella dei corsari dove c'è il mega drago. Non so se è ancora così dopo tanti anni, però adesso noi andiamo. Abbiamo tenuto la mia preferita per ultimo. Ecco, ci siamo superati. Faceva paura sta roba. È molto creepy. Siamo appena uscite da Gardaland, i nostri piedi sono distrutti. Adesso ci togliamo le scarpe e stiamo coi piedi fuori dal finestrino. Comunque Gardaland bellissimo, bellissimo. La giostra più terribile è stata, com'è che si chiama quella là? Il mammut. Il mammut. Chi è stato sul mammut può capire, è stata la più estrema che ho fatto, perché io per le attrazioni pericolose sono un po' ipocoglionare. Ipocoglionare? Sì, sono un po' ipocoglionare anch'io quando si tratta di fare discese, andare a testa in giù. Però questo mammut va tutto per lato, così, no? Si butta, sembra tutto. Sembra che dei ragli. Fa. Cioè, pensavo di perdere proprio. Cioè, non so, l'anima lì sopra. Sì. Cioè, ho perso 10 vite lì sopra. Però adesso mi è passata la paura dell'aereo, eh. Ecco, vedi. Dopo sta cosa, ragazzi, se avete paura dell'aereo, fate il mammut a Gardaland e vi passerà ogni paura. È terapeutica. Sì. O il blu tornado, se proprio volete. E no, quello vabbè. Sicuro. Adesso prendiamo un po' d'aria sulla cabrio, perché fa un caldo bestiale. Però insomma, bella giornata, bello tutto. E niente, adesso si andrà a mangiare qualcosa. Come sempre. Questo è il post Gardaland. Con il bicarbonato, perché abbiamo malissimo i piedi e sono pieni di bolle. Cioè, guarda come sono ridotti i miei piedi. Sì, ma anche i miei, guarda. Sono pieni di segni, di. Sembra che sono andata veramente in guerra. Qui si sta andando a cena. Con la camicia. Ci stanno accompagnando a cena due gentili cavalieri. Sì, ci hanno salvato la serata. Esatto, sì, perché noi non riuscivamo a camminare per via del mal di piedi. E niente, quindi anche stasera cena. Stasera di pesce. Sì, ma sempre aiuto, aiuto, siamo di nuovo sul mammut. Esatto. Vabbè, a dopo col cibo.
Allora, qua comincia ad arrivare il cibo e ora si mangia di brutto. Questo è un piatto tipico del lago pieno di cipolle, quindi io apprezzerò. Continua ad arrivare il cibo alla velocità della luce, peraltro. E ho provato a mangiare. C'è la salvia fritta, non l'avevo mai mangiata, è buonissima. Polline, tre speli, e quello giallo e l'olio. No, no, lo apri, c'è un po' di polpetta dentro, si chiama masenette. Che non sono le cose, quelle di Venezia. Le molecche. Oddio, proviamo. Un collega che ha un ristorante da Aldo. Troppo buono questo cibo. Ma questo invece? No, la facciamo anche la pubblicità della Citroen. E siamo arrivati lì. Mi sono resa conto che ho saltato un paio di piatti, perché qua sono tantissimi. Però adoro. Ma cos'è questo tesoro? Non lo so, a me sembra tipo mini asparagi. Vabbè, proviamo. Allora, questa è una cosa buonissima, praticamente il salmone crudo con sotto l'anguria. Cioè, veramente buonissimo. No, ma veramente una cena molto goduriosa. Ti continua, cioè. Adoro. Che bello. Ma te l'avevo detta, non so se te l'ho detta proprio. Sono stato 6 volte, quindi conosco abbastanza bene anche. Ecco, qua continua ad arrivare cibo, non so se vi rendete conto di quanto cibo è arrivato. E alcuni piatti li ho saldati, quindi cioè, rendetevi conto. Siamo arrivati alla fine con uno dei miei dolci preferiti, che a quanto pare si usa qua in Veneto, ovvero il salame al cioccolato. E qua sono passati nel caffè e questo credo sia una, tipo una crema. Dopo il caffè, il dolce, il formaggio col miele. Se ci rendiamo conto. Ma ci sono quattro, adesso arriva un altro. Ah, ok. Che... No, ma non so se arrivano tutti. No, io non. No, così, a posto. E qui abbiamo dato spettacolo, oltre che a Gardaland, anche nel ristorante, tant'è che ci hanno regalato la bottiglia di vino, noi tre. Fate vedere. Cioè, mai è successo che in un ristorante mi regalassero vino? No, era per le tre gnocche. Esatto, per le tre gnocche. Niente, qua la serata a livelli epici di cibo. Non so se avete notato quanto abbiamo mangiato. Allora, concludiamo il nostro weekend. Non è neanche weekend, siamo in settimana. Sì, ma per noi anche la settimana è weekend. Vabbè, con un brindisi, con i bicchieri che abbiamo preso a Gardaland. E niente, quindi... Brindiamo noi e a questa splendida giornata. Esatto. E ciao.